Buongiorno a tutti e a tutte. Intanto buon 25 aprile. Sono molto lieta e molto felice e onorata di essere qui al Circolo dei Lettori e delle Lettrici il 25 aprile insieme a Carolyn Moorhead a parlare di questo imponente libro di Carolyn, La casa in montagna, storia di quattro partigiane. Prima di fare di cominciare questa conversazione, il libro è veramente, ecco, un grande libro, una grande ricerca. Io ho pensato di appuntarmi qualche riflessione, prima di iniziare questa conversazione con Carolyn. E di anche presentare Carolyn raccontando un po' la sua attività e il grande scavo, la grande ricerca che ha caratterizzato la sua attività di scrittrice. Ada Gobetti, Bianca Guidetti Serra, Silvia Pons, Frida Malan sono le quattro protagoniste di questo libro. Carolyn Moorhead è una scrittrice inglese che devo dire, Carolyn, veramente una mano particolarmente felice nella narrazione biografica. Carolyn ha raccontato personaggi molto noti, come per esempio Bertrand Russell, la storia di Bertrand Russell, e altre figure, magari meno celebri, ma di cui spicca sempre l'originalità e in particolare lo scavo verso la storia, la biografia di donne. Carolyn ha una particolare sensibilità nel padroneggiare, nel leggere la storia del Novecento europeo attraverso le sofferenze, le relazioni, le speranze di persone accostate e interpretate nella loro vita reale, con le loro fragilità e i loro ardimenti. Ha scritto tanti libri, credo, se non sbaglio, che appunto l'ultimo, Human Cargo, sulla crisi migratoria, è stato anche finalista del National Book Critics Circle Award. Voglio citare però tre titoli del suo lavoro: Un treno per Auschwitz, La piccola, peraltro tutti i titoli tradotti in italiano, ecco, da sottolineare, La piccola città dei sopravvissuti e Una famiglia pericolosa. I primi due ci hanno immerso nella storia della resistenza francese. E il terzo nella parabola intellettuale e militante di una delle famiglie più emblematiche dell'antifascismo italiano, cioè quella dei fratelli Rosselli, assassinati in Francia su mandato della polizia politica del regime. La casa di montagna di cui parliamo oggi, si inserisce in questo solco, di, ricerca e di ricostruzione memorialistica. E fa compiere a Carolyn Moorhood un balzo, credo che non è solo storiografico, ma tocca emozioni, sentimenti, percorsi individuali sullo sfondo delle tragedie collettive legate al fascismo, al nazismo e alla Seconda Guerra Mondiale e alla Shoah. Lo dico perché i personaggi chiave, appunto, sono quattro, e poi chiederò, sarà la prima domanda che vorrei rivolgere a Carolyn. Di descrivere lei stessa in pochi tratti queste quattro donne straordinarie. Però questo è anche un libro corale, in realtà non è solo un libro su queste quattro donne. Si muovono e si intrecciano sulla scena amici, nemici, familiari, sconosciuti, civili e militari, vittime e aguzzini, luoghi del terrore e anche luoghi del riscatto, capi militari, leader politici, sofferenze quotidiane e ideali di costruzione della nuova democrazia nata dalle ceneri del fascismo. Per me un grande pregio di questo volume, anche un grande godimento nella lettura di questo volume,
sta innanzitutto, considerando anche la mole della ricerca e del volume, nella forza narrativa, nella limpidezza narrativa, per cui il lettore è veramente intrigato e coinvolto nelle peripezie di queste quattro donne, ma sempre tenendo presente il contesto storico, familiare, sociale nel quale accadono i loro eventi, i loro drammi, nel quale compiono scelte difficili, rischiose, cariche di significati collettivi e civili, e naturalmente però anche, come dire, la minuzia delle loro vicende personali. L'affresco è densissimo, è popolato di figure, e lo voglio sottolineare, da tempo entrate nel cono d'ombra di un certo oblio, per cui sono veramente grata a Carolyn Moorhood per questo lavoro. Quel cono d'ombra che, lo vorrei ricordare, oggi il 25 aprile è solo un paese smemorato e miope può trascurare o accantonare così facilmente. E qui, metto in campo anche una piccola nota autobiografica. Penso per esempio, anche lei dentro questo affresco, alla tempra di Elisa Foa, allora fidanzata di Vittorio Foa e poi prima moglie del leader sindacale. Posso dire che è una cosa che mi commuove. Elisa Foa è stata la compagna di banco della mia mamma. Ho conosciuto molto bene Elisa. E quindi ci sono delle figure della nostra storia civile e collettiva che non dobbiamo dimenticare, non dobbiamo, questa smemoratezza non è consentita. E io ancora voglio dirlo, ringrazio Caroline perché con questo volume, con questa ricerca ci fa ritrovare tutte questi fili e ce li fa tirare. Naturalmente c'è il magnetismo di Primo Levi, a cui il mondo deve la prima e più alta indagine filosofica, e morale, oltre che la denuncia ovviamente dei lager nazisti per come essi erano. Troviamo Giorgio Agosti, primo questore di Torino dopo la liberazione, comandanti partigiani come Dante Livio Bianco, Duccio Galimberti, il generale Perotti, caduto insieme a tutti i membri del Comitato di Liberazione fucilati al Martinetto. Penso alla straziante soppressione delle sorelle Arduino, luminose creature, eroine si dovrebbe dire, io credo che difficilmente compaiono nei libri di scuola. Ecco, come ho accennato, ho origini familiari torinesi per parte di mia madre, una ragazza del 23. Quindi per me è importante, toccante, ritrovare nelle tue pagine, Caroline, le atmosfere, il rigore, la fierezza, il coraggio che molti esponenti della comunità torinese strassero dal bagaglio della loro formazione per affrontare le prove di una guerra disastrosa. Io ho ancora nelle orecchie le storie di mia mamma, dell'effetto devastante dei ripetuti bombardamenti alleati sulla capitale industriale dell'Italia, bombardamenti che seminavano morte, paura in una giovane ragazza, e appunto una storia con cui sono cresciuta, e distruzioni, ma nello stesso tempo avvicinavano l'ora della libertà, della democrazia, un paradosso. Molti di loro misero in ballo la vita per scardinare la dittatura, salirono in montagna, imbracciarono il mitra e così via. Ecco, però dobbiamo anche ricordare, questa è un'altra riflessione che ci aiuta questo libro a ricostruire di nuovo oggi, 25 aprile, lo voglio sottolineare, ricordare che accanto a quei circoli intellettuali, spinta dalla morsa della guerra, della fame e del freddo nel terribile inverno del 44, c'erano gli operai, c'era la massa operaia. Ricordiamo alcune di queste date importanti. Marzo 1943, gli scioperi negli stabilimenti torinesi dettero la spallata decisiva per la caduta del regime, che il 25 luglio seguirà di pochi giorni lo sbarco anglo-americano in Sicilia e il terrificante bombardamento a Roma, a San Lorenzo. E
Ricordiamo il 44, nel 44 Torino con Milano vedrà le nuove sospensioni dal lavoro, unico episodio simile nell'Europa costretta sotto il tallone nazista. Ecco, da alcuni anni lo sappiamo, si è sviluppata in Italia anche con il decisivo moltiplicatore della piazza social, un'opera di delegittimazione, un revisionismo ambiguo, peloso, quando non anche una denigrazione della resistenza e delle radici della Repubblica Democratica. Ora non è questo, o perlomeno non ora, poi magari nella conversazione, però non voglio ora addentrarmi in una polemica politica e storiografica che richiederebbe, insomma, altri spazi. Però un aspetto vorrei portarlo all'attenzione in questa breve introduzione. Indagare, riscoprire, raccontare il ruolo delle donne nel movimento di liberazione è un percorso preziosissimo e utile per tornare alle origini di quella stagione, di quell'idealità. Sono state tantissime, poi ti chiederò di dirci anche proprio la dimensione, le staffette partigiane, non meno ardimentose dei combattenti nel trasportare e consegnare messaggi, anche qui ricordi che ho sentito tramandare dalla mia famiglia, ordini, informazioni, armi, esplosivi. Sono state non trascurabili, tutt'altro, le presenze femminili nei GAP, nei gruppi di azione patriottica, partigiani di città, esposti a pericoli costanti, insidiosi, alla delazione, al tradimento, nella clandestinità più assoluta. Sono state ovunque, madri, mogli, sorelle, figlie, impegnate nell'assistenza ai parenti incarcerati, ai latitanti, agli ebrei ricercati. E ci sono state anche donne al comando di brigate partigiane. Faccio un nome per tutte, su cui vorrei chiederti poi, Caroline, qualche, insomma, un po' di storia. Ada Marrongiu, piemontese, nata a Dronero, il paese di Giolitti, tenente della seconda divisione alpina di Giustizia e Libertà, caduta il 26 agosto in battaglia del 44. Aveva 400 uomini ai suoi ordini. Ecco, allora provo a dare alcune cifre, no? Perché dietro i numeri poi ci sono storie, sacrifici, speranze. 70.000 attivisti dei gruppi di difesa della donna, 35.000 le partigiane, 6.653 le arrestate, torturate, condannate, 2.750 le deportate in Germania, 512 le commissarie di guerra, 20.000 le patriote, 15 le medaglie d'oro, 2.750 le fucilate o cadute in combattimento. Ecco, è una storia che parte da queste quattro grandi donne, ricordiamole ancora: Ada Gobetti, Bianca Guidetti Serra, Silvia Pons, Frida Malan, ma dietro c'è un mondo di attivismo, di impegno. E io mi fermo qui, cara Caroline, perché il tuo libro richiederebbe una presentazione di ore. Sono tantissime le curiosità che ho per te. Intanto, ovviamente, vorrei chiederti perché sei partita da queste quattro figure. Quindi vorrei cominciare proprio qui. Chi erano? In che ambiente vivevano queste quattro amiche? Protagoniste del tuo libro bellissimo, di cui veramente consiglio lettura. Grazie. Avrei potuto scegliere altre donne. Come dici tu, ce ne sono tante con tante storie. Veramente ho trovato queste quattro perché c'erano molti documenti che ho trovato all'Istoretto e in altre biblioteche e parlando ai bambini, ai figli, eccetera. Volevo trovare quattro donne che erano amiche, insomma, che si conoscevano e che avevano storie un po' diverse l'una dall'altra. Cioè Ada, che era la più anziana, aveva quasi 40 anni e aveva un giovane figlio. Allora
una parte del libro tocca sul fatto che lei aveva sempre paura per questo figlio. Poi c'era la Silvia Pons, che era medica, che era non era sposata, ma aveva anche lei un piccolo figlio, ma lui era piccolissimo. C'era la Bianca, che faceva l'avvocato, ma che era amica con Primo Levi e quella parte di Torino. E poi c'era finalmente la Frida Malan, che era valdesiana e mi portava un'altra dimensione. E così cercavo, attraverso queste donne, di poter parlare di tutte le cose che mi interessavano al nord, cioè resistenza in città, a Torino, resistenza in campagna, nelle Alpi, resistenza donne molto giovani, donne un po' più anziane e soprattutto la parte che giocava il fatto che erano amiche, che era molto importante, che si conoscevano bene, che avevano fiducia una nell'altra. Allora ho cercato, ho letto molto e poi ho trovato queste quattro donne. Senti, e perché il focus della tua storia è sul movimento, forse, come dire, sul movimento partigiano piemontese? Tu volevi parlare, cioè, hai cercato prima le donne o prima il Piemonte? Io non mi ricordo bene, ma posso andare un po' a anticipare. Quando ho fatto il mio libro sulla famiglia Rosselli, sì, ho parlato abbastanza di Ada Gobetti, certo, sì, attraverso suo marito. Così, quando cercavo un nuovo soggetto, ho letto un po' su di lei, e certo il suo diario è una cosa bellissima. Avevo deciso che non potevo parlare di partigiani in tutta l'Italia. Avevo bisogno di un piccolo, di un posto, di un luogo. Ho pensato per un attimo per la Toscana, ma poi non ho trovato tante belle cose. Allora mi sono detto che, insomma, Torino intorni avevo proprio tutto quello che mi serviva. E poi sono andato dall'Istoretto e anche dal Centro Gobetti e ho trovato un sacco di documenti. Allora ho pensato che ho fatto quello che sempre voglio fare, prendo delle cose piccole, sia un villaggio, sia delle amiche, sia un gruppo di persone, e attraverso di loro cerco di dare la storia più grande. Cioè, partendo di queste quattro amiche, volevo parlare delle partigiane. Parlando delle partigiane, volevo parlare dei partigiani. E anche mi interessava molto la fine della guerra e come era finito lì al nord. Senti, una domanda che proprio vorrei farti è, insomma, queste quattro donne, cioè, diciamo così, queste quattro donne, insomma, il cuore della loro militanza era la militanza antifascista, naturalmente, ma io ti vorrei chiedere quanto pesato, se ha pesato, perché non è detto che fosse automatico, diciamo così, la spinta all'emancipazione femminile, diciamo di liberazione di genere, si sarebbe parlato molti decenni dopo, cioè non era un codice, o sì, nel linguaggio proprio anche della loro amicizia tra di loro. Hai trovato questo codice o non c'era questo codice? Al principio non c'era, questa è la cosa che ho trovato. Queste quattro donne erano entrate nella resistenza non perché erano donne che pensavano al futuro di emancipatore, ma dopo l'hanno scoperto. Soprattutto quando l'hanno scoperto? Nel 23, nel 43, nel 44, quando hanno cominciato a parlare alle donne dove andavano nei villaggi, hanno cominciato a parlare un po' di come sarebbe stato dopo la guerra. E con queste donne dicevano, ma abbiamo per esempio bisogno del vuoto che non abbiamo mai avuto e abbiamo bisogno della paga uguale agli uomini e condizioni migliori nelle fabbriche. E questo man mano che procedeva la guerra, che alla fine, primavera del 45, era una
era un tema molto importante a quel momento. Loro veramente avevano cominciato di parlare della dopoguerra. E non è per niente che Ada fosse diventata vice sindaco di Torino dopo la guerra, perché a quel momento loro pensavano veramente della politica, ma certamente no nel 43 e i primi mesi del 44. Quindi possiamo dire che la pratica della resistenza e la pratica dell'antifascismo ha portato queste donne a una consapevolezza sulla parità di genere. Oggi usiamo il linguaggio di oggi, no? Sì. Una consapevolezza sulla parità di genere e anche una consapevolezza sulla loro, ovviamente sul tema del voto alle donne, ma più in generale sulla loro diciamo, emancipazione anche politica e sulla Assolutamente. loro leadership, sul loro ruolo politico. È stato in realtà un grande campo di crescita, un campo di battaglia antifascista, ma anche un grande campo di crescere, così? Sì, assolutamente, hai ragione. E bisogna pensare anche che molte di queste donne, quelle giovani, non erano mai uscite di loro casa prima della guerra. E man mano si sono trovate in questi gruppi di partigiani e hanno scoperto una nuova vita che non conoscevano prima. Erano alcune di queste figliuole di casa, non uscivano con i ragazzi, erano molto per bene, eccetera. Non erano mai usciti fuori di questo mondo. E tutto a un tratto si sono trovati in montagna, con un lavoro, con il pericolo, con altre persone che gli parlavano di politica, di letteratura, di coraggio, di filosofia, e hanno cresciuto. Queste giovani ragazze a 18 anni erano bambini e a 20, 21 erano già donne. Senti, ci racconti io perché ti ha affascinato così tanto, devo dire anche a me, ma vorrei che lo raccontassi tu, la figura di Suor Giuseppina, che era capo della sezione femminile delle carceri nuove di Torino. Ci racconti di Suor Giuseppina? Lei mi ha fatto tanto piacere, questa sua Giuseppina. Sì, è un incontro meraviglioso. Ho saputo il suo nome, credo, nell'archivio e mi sono detto, bello guardare forse cosa avrebbe potuto fare una suora. E poi ho scoperto che lei era alle nuove. Mi sono detto, questo è molto interessante. Ma la storia è abbastanza bella perché non ho potuto trovare molto su di lei. E stavo per finire la ricerca e stavo per partire da Torino e mi sono detta: oh, ho un paio di anni, di ore prima dell'aereo, così vado alle nuove, vedo Ah, proprio così alla fine. proprio alla fine. Sono stata alle nuove e lì c'era il signore che era direttore degli Amici delle Nuove e aveva appuntamento con lui. Lui ha fatto tardi. Allora stavo per partire dicendomi non si può fare tutto e tutto a tratto è arrivato questo signore e mi ha detto, ah, eccomi, venga, venga. Allora sono stato con lui, siamo andati in ufficio e lui ha parlato senza smettere per quasi 2 ore su tutto quello che c'era sulla sua Giuseppina. E Allora, cosa ti ha raccontato? la storia di sua giovinezza, di come è arrivata a Torino, come era suora e che curava i malati, soprattutto che poi è entrata alle nuove. E poi c'era questo meraviglioso esempio che quando hanno fatto i tedeschi, hanno preso le nuove, hanno lasciato da parte le donne e lei curava le donne. Ma poi man mano che curava le donne, diceva ai tedeschi, magari posso andare anche nella parte tedesca, fare gli uomini, vedere se posso portare qualcosa. Allora, man mano che sono passati i mesi, lei ha fatto di più bene, ha salvato la gente. Quando c'erano gli ebrei, portavano spesso con loro i bambini e la suor Giuseppina le portava fuori un cestino con i panni sporchi, le portava fuori nascosti e le dava amici per curare prima che le mamme partivano a Auschwitz. Così ha fatto un sacco di cose. Poi alla fine, alla liberazione di Torino, lei si è messa su una macchina, è stata guidata fra le strade di Torino, e lei, perché voleva salvare altra gente. Allora così ha fatto un bene enorme. E
Voleva sa- chi voleva salvare a quel punto? I partigiani nascosti, gli ebrei nascosti, e voleva anche cercare di fare un ceasefire fra i partigiani e i tedeschi che si ritiravano. E lei, nel suo costume, tutta bella, una grossa signora, che partiva con questa macchina per cercare di parlare con i tedeschi. Sì, sì, questa figura di Suor Giuseppina è meravigliosa, è veramente, nel leggerla, solo lei varrebbe un docu-fiction del servizio pubblico italiano. Senti, Karen, io ti vorrei vorrei tornare con te su Ada, su Silvia, su Bianca, sì, su Frida. Torniamo un attimo su queste tre amiche, ricordiamolo ancora per chi ci ascolta, che magari si è collegato adesso: Ada Gobetti, Bianca Guidetti Serra, Frida Pons Silvia Pons e Frida Malan. Un medico, un avvocato, cioè anche professionalmente figure molto diverse. Ci racconti qualcosa di ognuno di loro? Cioè, ce le introduci, ce le presenti? Ricordiamo allora, che Ada Gobetti poi diventa vice sindaco di Torino. Certo, comincio con Ada perché era la più anziana, e anche perché lei faceva di un certo modo mamma alle altre donne. E lei aveva 39 anni al principio della guerra, e quando la resistenza ha veramente cominciato in settembre-ottobre del 43, lei subito ha pensato che doveva fare qualcosa. Aveva questa casa a Meana, e avevo questo figlio Paolo che aveva 17 anni, e allora man mano lì e anche nella casa a Torino stesso hanno cominciato a fare delle piccole cose, cioè hanno scritto per i giornali, hanno scritto delle cose sui muri, si sono messi in contatto con degli amici che facevano la stessa cosa, e così ha cominciato così. Allora lei dal principio si è proprio data la vita a questo. Dal momento nel 43, quando i tedeschi sono arrivati, lei non ha fatto altro che la resistenza. Fino al punto, nell'inverno del 44, lei ha fatto parte di un gruppo di partigiani che sono partiti in Francia per cercare aiuto degli alleati. E è stato un viaggio terribile, perché era pieno inverno, nevicava, faceva un freddo terribile, non si trovavano la strada, quasi quasi tutti quanti sono rimasti morti, ma insomma ce l'ha fatto. Allora lei vari momenti è stata in pericolo, ma più di lei è stato in pericolo la Bianca che è stata arrestata a un certo punto. Bianca Guidetti Serra. Quando è stata arrestata Bianca Guidetti Serra? Nel 44, non mi ricordo bene il mese, ma nel 44. Okay. E l'hanno tenuta per un po' di tempo, non hanno scoperto chi era, e lei ha avuto la possibilità e si è scappata. Ma l'altra di cui abbiamo parlato, la Lisetta Guia. Bianca, invece quanti anni aveva? Bianca era più giovane. Sì, lei ne aveva 24 anni. Ok. E anche Silvia e Frida, super più, 23, 24, 25. Erano molto più giovani. Ok. E Bianca, certo, era amica di Primo Levi e di tutto il gruppo ebraico di Torino. Così, certo, attraverso di lei ho potuto descrivere un po' questo gruppo, che era molto importante, perché c'erano molti ebraici che sono entrati nella resistenza. Certo. Soprattutto i giovani, gli uomini, i ragazzi, perché loro avevano doppio rischio, e perché erano giovani maschi e perché erano ebraici. Allora ce n'erano molti, e quelli caratteri sono molto interessanti. E ho scritto parecchio nel libro, giusto, su Emanuele Arton, che era un sì, e sul fidanzato di Bianca, che era Alberto Salmone. Mm-hmm. Allora, poi c'era
c'era Silvia. Silvia era un carattere difficile, era depressiva, era ansiosa, Depressa? Era depressa? depressa, era Ok. depressa. E aveva questo piccolo figlio che ha lasciato su con parenti mentre stava con Giorgio Giena, che era padre del figlio. Quindi solo Silvia e Ada avevano dei figli, vero? Sì, solo Silvia. E certo, dopo la guerra anche Bianca ha avuto un figlio, ma Frida non si è mai sposata. E Frida passava il tempo sia a Torino sia in montagna. E lei, di tutte e quattro, lei era quella che faceva più storia, se vuoi, più propaganda, parlava più dei diritti delle donne. E lei, Parlava più, non ho capito, dei? diritti delle donne. Ok, ah, ok. Quindi diciamo così era la più femminista delle quattro. Ok. Senz'altro. E lei faceva delle cose molto belle, per esempio, non era sicuro per queste donne, le persone, per mettersi insieme in gruppo. Allora un giorno lei si è vestita da sposa e ha fatto un finto sposalizio con tutto un gruppo di partigiani e partigiane, e così hanno potuto discutere un po' i progetti. E erano piene di idee come queste donne. Ma infatti devo dire che nel tuo libro, nel tuo affresco, oltre al coraggio, l'ardimento, anche le fragilità, anche le cadute, le depressioni, come tu dicevi adesso, però viene fuori questa ingegnosità, questa creatività, veramente questa creatività nelle pratiche quotidiane. Poi il femminismo anni dopo, decenni dopo, no? Insomma, si afferma anche insomma, per le pratiche, creative, ma queste donne l'avevano già tutte attraversate o moltissime. E Frida invece? E Frida aveva da bambina avuto problemi con la famiglia. Era anche lei depressa di tanto in tanto, ma lei ha trovato nella resistenza una bella vita. Lei faceva un po' di tutto, era molto energetica, viaggiava dappertutto con la sua bicicletta. Certo, bisogna dire che queste donne viaggiavano dappertutto, sia in piedi sia per bicicletta. E su e giù per quelle montagne in bicicletta non era facile. E spesso camminavano per 5-6 ore per andare in montagna. E questo spesso erano giovani donne che erano sempre rimaste in città. E poi la loro vita ha proprio cambiato perché hanno scoperto la campagna. Alcune di queste donne facevano l'alpinismo prima di guerra, quello ha aiutato molto, ma alcune erano proprio ragazze di città. Beh, diciamo anche qui per ricordi familiari e personali, insomma, Torino, la borghesia torinese, amava la montagna. Diciamo che era il grande allenamento del corpo e dello spirito, no? Assolutamente. In questo frangente era l'allenamento necessario, l'allenamento. Senti, prima io ho voluto ricordare che accanto a queste figure, che comunque erano tutte figure della borghesia torinese, che provenivano da famiglie appunto della borghesia colta, intellettuale, di quella città, di Torino, però poi, diciamo, la resistenza è stata spinta dalle masse operaie. Ho ricordato i due momenti, il marzo del 43 con gli scioperi negli stabilimenti di Torino, ho ricordato il 44 a Torino, Milano e le sospensioni del lavoro. Il rapporto tra queste donne e la classe operaia, ci vuoi raccontare qualcosa di Sì, questo? Ci vuoi certo. raccontare?
era soprattutto Frida e Silvia che andavano nelle fabbriche o che aspettavano fuori la porta della fabbrica alla fine del giorno quando le donne uscivano e parlavano di quello. E per un certo tempo Frida si è fatta inserire in una fabbrica, così lei ha potuto passare molto del tempo parlando con le donne. Questo allora, lo racconti bene, è stato tanto tempo. Quanto tempo è stata in fabbrica? 3 mesi, parecchio tempo. E certo, le donne in fabbrica aiutavano moltissimo la resistenza. Aiutavano perché davano un po' di soldi, ma anche davano da mangiare, davano panni per mettere. E poi, certo, alla fine sono state le fabbriche che hanno molto aiutato nella liberazione di Torino. Queste donne. Certo, senti Caroline, un'altra cosa che ti volevo chiedere, insomma, c'è un filone non trascurabile delle posizioni, soprattutto storiografiche, no? Che ha messo l'accento sulla cosiddetta resistenza tradita, sulla distanza o sulla negazione dei valori più profondi della resistenza nello svolgersi poi reale della nascita, insomma, dell'affermazione della democrazia italiana. E gli ideali di queste donne, delle tue 4 partigiane, furono traditi? Solamente. È stata una cosa molto triste che io non sapevo quando ho cominciato la ricerca, ma quando mi avvicinavo verso la fine mi sono accorta che tutti i loro pensieri, le loro domande, le cose che loro pensavano le aspetterebbe dopo la guerra, infatti non è stato fatto. E c'è stato questo momento quando alla fine però mi fai degli esempi, cerchiamo, sì, di spiegarlo bene questa cosa che è importante. Benissimo, ma ti dico, prima voglio dire qualcosa, che il giorno che i partigiani, alla fine della guerra, maggio 45, i partigiani hanno camminato, hanno fatto questa lunga passeggiata a Torino, non volevano che le donne fossero con loro, cioè le partigiane spesso non hanno camminato con gli uomini perché non le volevano. Allora, cosa volevano alla fine della guerra? Volevano poter votare, e questo è stato bene, infatti questo l'hanno avuto. Volevano delle cose per il pago, la paga uguale, questo non è venuto. Parità salariale, guarda che non ci siamo ancora, No, nemmeno da noi, anzi. Non ci siamo ancora, we're not there yet. Ecco, uguale qui. Questo lo volevano, non hanno avuto. Più di altro volevano il rispetto, volevano essere trattati da uguali, che non è stato fatto. Senti, ma volevano anche la leadership? Sì, credo di sì. Certo. E di queste 4 donne che erano favolose, solo Ada ha avuto una posizione e lei è stata non sindaco, ma vice sindaco. Certo. Io prima ho dato qualche numero, no? Ho cercato di dare la dimensione, i numeri, dietro ogni numero ci sono storie, persone, però insomma ho anche ricordato Ada Marrongi, se vuoi dire qualcosa su di lei, perché insomma sono state appunto partigiane, staffette, commissarie di guerra, ma sono state anche donne al comando di brigate partigiane, la Marrongi è una di queste. Caduta in battaglia con 400 uomini sotto di lei. Raccontiamo la storia di Ada. Purtroppo io questa storia non la conosco bene. Ah, non la conosci? Non è una delle donne che ho seguito. Ah, ma ero convinta, oddio, allora forse, scusami, ero convinta di averla un accenno nel libro. Comunque è una storia notissima. Lei era tenente nella seconda divisione alpina di Giustizia e Libertà, è caduta in battaglia ed era appunto al comando di una brigata, non era dentro una brigata. No, allora ti chiedo invece di aiutarmi
a raccontare la figura di Lisa, di Lisa Foa, Lisa Giua in ecco, Foa. Lisetta, lei era un altro carattere, avrei potuto prendere lei invece di uno delle altre. Certo, lei, la cosa triste e importante su di lei è che lei era molto giovane. Lo so. Lei c'ha l'età esatta, avrebbe adesso, purtroppo è mancata troppo presto, ma avrebbe l'età di mia madre. Erano le compagne di banco al D'Azeglio di mia mamma. Sì? Che bello! Sì. Sì, ho conosciuto. Io l'ho conosciuta tutta la vita, eravamo insieme in vacanza. Un grande privilegio averla conosciuta bene, Lisa. Io ho conosciuto le figlie che mi hanno. Sì, certo. Sono amiche tue. Allora, la Lisetta, che era incinta, è stata catturata e presa da Koch, che era questo. Era italiano, ma era italiano-tedesco. E lui aveva un centro, se vuoi, a Milano, dove torturava le persone. E lei è stata presa lì con un'altra amica che era incinta. E queste due donne stavano per partire, probabilmente per Auschwitz, ma il suo compagno, Vittorio, ha fatto un'avventura stupenda e è riuscita a salvarli dall'ospedale e sono partite. Senza i vestiti, solo in camicia da notte, sono partite per le scale e la cosa che mi è molto piaciuto è che loro in strada cominciavano a correre, hanno guardato su alla finestra e c'erano tutte le infermiere, tutti i pazienti che segnalavano brava, vada, e sono scappate. Che questa è una bella storia. Bellissima. Senti, vediamo un po' che cos'altro ti... spieghiamo ai lettori perché la casa in montagna. Sì, vabbè, la casa in montagna per due ragioni. La prima è che fa la quarta in quattro libri e volevo avere i titoli super giù uguali, cioè il treno per Auschwitz, la casa in montagna, una famiglia, eccetera. Allora c'era un treno, una famiglia. E la casa in montagna sarebbe la casa a Meano, mm-hmm. E la casa di Ado Gobetti. Ma veramente non è che proprio era il solo centro, l'ho preso perché faceva parte di questi gruppi di titoli. E poi mi è piaciuto come titolo. Senti, io credo che il nostro tempo sta per finire. Voglio solo dire una cosa. Questo libro è un libro di testimonianze, di racconti, ma soprattutto io commoventi, perfino anche molto divertenti, ci sono degli episodi veramente divertentissimi, ma io penso che sia soprattutto un libro e mi auguro che possa essere oggi, in questo tempo appunto, come dire, in cui troppo spesso si accantona questa grande pagina della storia democratica italiana, un libro che ispiri anche le giovani ragazze, anche i ragazzi, ma anche le giovani ragazze, le ragazze che oggi sono come dire, impegnate nei grandi movimenti femministi per la parità di genere, perché la parità di genere è ancora, come dite voi in Inghilterra, a very big issue, tutt'altro che risolta. Quindi io vorrei concludere questa conversazione con due domande per te, poi ti lascio a te chiudere. La prima è: che cosa vorresti, cioè cosa ti piacerebbe che fosse la scintilla di ispirazionale, di ispirazione per le giovani generazioni, per le giovani ragazze, per i giovani ragazzi per di oggi nel guardare queste quattro partigiane e poi tutte le altre protagoniste di questo tuo libro? E la seconda domanda finale per te è what brought you here? Cioè, la domanda è: quale molla spinge una storica e scrittrice inglese
ad appassionarsi della resistenza italiana? Qual è la molla che ti ha spinto? Tu te ne stai occupando da tanto tempo e da tanti anni in tante prospettive. Ecco, con queste due domande vorrei ringraziarti ancora e salutarti e augurare a te e a tutti gli ascoltatori un buon 25 aprile. Allora, io penso che tutto questo ha cominciato molti anni fa, quando ero giornalista al Times di Londra e scrivevo molto sui diritti umani e mi ero accorto che la cosa nella vita che mi interessava molto era il coraggio di persone che non si vedono coraggiosi, che scoprono in qualche cosa che succede, scoprono il coraggio. E per questo che ho scritto questi quattro libri sulla resistenza, due in Francia e due in Italia, perché scoprendo queste persone che avevano questo coraggio mi è molto interessato. Questa è la prima ragione. E La poi, seconda guarda, aspetta, aspetta, che dico una cosa su questo perché è molto interessante nel leggere questo libro, come hai proprio detto bene ora, questo coraggio non è un coraggio esibito, non è un coraggio eroico, non è un coraggio solenne, assolutamente. anzi è quasi un coraggio, Personale, silenzioso. disguised, come si dice, quasi nascosto, no? Sì. Questo è molto importante, molto poco esibito. E questa è un'ispirazione, perché oggi che siamo tutti lì sui social a esibire virtù o anche difetti, qui ci sono delle virtù che si esercitano senza esibirle. Questa è la cosa più importante. Queste donne, e poi è sempre stato vero per loro durante la guerra, non facevano queste cose per esibizione, lo facevano perché c'era qualche cosa di loro, di dentro, era un dovere, si sentivano portate a fare queste cose. Allora, forse anche questa è l'ispirazione del libro e che io vorrei che le persone portasse via con loro. Questa idea che possiamo tutti essere coraggiosi, ma spesso non lo scopriamo in tempo, forse. Queste donne hanno avuto l'opportunità di scoprirlo. Bene, grazie molte, grazie a Carolyn Moorhead e allora un augurio a tutte noi, a tutti noi, di un coraggio non esibito, profondo, consapevole e responsabile. Grazie, Grazie, grazie grazie mille, Carolyn. grazie.